Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Dinamo Piovra. Siamo qui a giocare con la Svezia. Abbiamo colto un'opportunità al volo, cioè vassallizzare la Scozia e poi fare un bel reconquest sull'Inghilterra, che è alleata di solo Mondezza. Quindi ragazzi, questa è un'occasione d'oro, non ce la dobbiamo far scappare. Però la Scozia è ancora alleata della Francia, quindi in realtà stiamo facendo una guerra complicata con i francesi. Dobbiamo riuscire a buttarli fuori fregandogli almeno due province, che sono quelle che vedete adesso a schermo selezionate. Ci vuole il 40% dei punti vittoria, però, quindi non è banale quello che dobbiamo fare. Rimettiamo la Borgogna come assediante. Abbiamo partecipato a una grande battaglia e l'abbiamo vintona, ragazzi. Mo questi vanno a difendere Auxerrois. Che cos'è Auxerrois? Ovviamente è una pianura, che bello. Mo interveniamo per difendere l'esercito borgognone da quelli là. C'hanno almeno uno loro, quindi vinciamo noi questa battaglia in difesa. Ok, abbiamo vintone di nuovo. Lì c'è un esercito senza morale che se lo becchiamo, insomma, lo cionchiamo. E la Borgogna sta cominciando ad assediare un'altra regione. Ok, qui non c'hanno il morale, quindi dovremmo fargli un casino. Forse pure wipeout dovremmo fargli, eh. Sono cominciati i cannoni e stanno pure in Golden Era. Ah, a proposito, potrei mettere la Golden Era, mo che ci penso, probabilmente. Va bene. Guarda, io faccio così. Vediamo se mi conviene andare in Golden Era, eh. Golden Era, esercito, navi, all power cost, e quindi mi daranno sconto alle idee e tutto qua. Però ragazzi, lo faccio perché poi prendo sia i soldi che tutto quanto. È early, però ho visto che un sacco di gente la prende molto early l'idea, e cioè anzi la Golden Era. Infatti posso prendere l'innovativeness dalle idee innovative, che se non mi scadeva. Quindi se vedete nel mondo qualcuno ha preso le idee innovative, c'ho il 10% di sconto a tutto. Infatti pago 3,48 le idee innovative. Tra poco, tra due idee in tutto, prendo pure la disciplina, quindi attenzione. La Borgogna sta assediando Nivernais, che è un forte in pianura, quindi io mi metto dietro di loro e li aiuto. Li metto ad Auxerrois, quindi se verranno attaccati ci sto io che intervengo. Abbiamo già sconfitto i francesi più di una volta. Questi 3K borgognoni attaccano a Parigi la gente e probabilmente vincono pure. Oddio, o sono stati troppo ambiziosi? No, vincono pure. Ok, questo è un forte veramente ammuffito, fortunatamente. Vediamo se posso mandarmi un K a prendere qua la provincia. Tiè, proprio così. Questo, grandi strategie. Faccio qualche occupazione tattica con queste zozzerie. Oh, se poi la Scozia si full arrende, io posso pure prendere province dalla Francia con lo stesso trattato, eh. Basta che le ho occupate, quindi ecco un motivo per cui mandare questo un K qui. Sto registrando? Molto bene, sto cercando di farmare i soldi e arrivare a 1500. Sarà molto difficile, però poi posso fare una missione a Dallas Kogan, che è quella che c'ha la miniera del Falun. E mi pare che ti sale di livello una cosa scontata, quindi non è niente male. Guarda qua, qua ci sono i francesi che girano, probabilmente si stanno a raggruppare. Stanno arrivando anche i boemi. Se assediano Parigi io strillo. Ecco, mo con sti soldi potrei pure pensare un po' a tutti i centri commerciali. Insomma, c'è un sacco di roba da fare i soldi in realtà, eh. Andiamo pure a Nemours. Come vedete, alla fine sto procedendo molto lento, loro stanno a perdere tempo su quel forte inutile che ho fregato all'Austria. E intanto però io vinco sui forti importanti. Stettino non mi manda più il commercio. Ragazzi, comunque noi stiamo veramente da paura. Abbiamo fatto 10 di produzione a Dallas Kogan, che è la nostra miniera, come stavo a dire. E dobbiamo fare qua la missione, che è molto interessante. Mi pare di aver visto su internet che aumenta il livello della miniera. Però insomma lo scopriremo. Però c'è di avere 1500. L'Ungheria ha affittato l'esercito austriaco, perché che sta a fa? Si sta meno con l'ottomani, va bene. Ok, stanno assediando Parigi e hanno preso la capitale de che cos'è questo? De Nevers. Quindi andiamo avanti con i nostri eserciti e ci mettiamo sempre nei dintorni di Parigi, senza esagerare. E mo i nostri ragazzi andranno qui a prendere altri castelloni.
Se gli prendo la capitale, sicuramente si arrendono, ragazzi. Abbiamo 16 punti. Se gli prendo questo qua e la capitale, insomma, ci siamo, eh. Pure se prendono queste province da Borgogna, ma chi se ne frega, ragazzi. La Scozia è un po' cionca, perché ha preso le botte dai nostri ragazzi, però ma chi se ne frega, ma chi se ne frega. Cioè, la Scozia ha preso le botte dall'Inghilterra, ma a me non me ne frega nulla. Possiamo ugualmente intervenire, perché loro hanno molti pochi soldati, gli inglesi. Quindi probabilmente la Reconquest Casus Belli andrà da paura. Cionco l'Inghilterra, che è una di quelle potenze fastidiose che se te mette come rivale, insomma, poi ti crea bei problemi. E poi ci posso fare man bassa delle isole inglesi, insomma, dell'Irlanda. Dopo questa guerra, appena la Polonia si riprende economicamente, andiamo a prendere i Gord Novgorod, che è il mio vassallo, alla Russia. Quindi abbiamo un bel po' di cose da fare, in realtà. Sta girando in maniera strana la partita, però mi piace come sta girando, ragazzi. Mi piace. Fammi vedere appunti come sta mannà. Muoio al King, che c'ha 6-2-4, il prossimo, che insomma, mena, eh. Insomma, non è per niente male il prossimo King che arriva. Mo Parigi casca. Casca proprio così, eh. Facile, facile, facile. Senti, comunque questo io lo devo dare alla Borgogna. Non voglio fare i gore di sta roba qua. E non voglio manco occuparmi dei ribelli, carco, eh. No, non a quello. Ok, alla Francia magari. Bene, ovviamente ancora non me lo danno. Oh, guarda, questi hanno preso sto forte a bestia comunque, eh. Quando c'è idea quel forte te metti a piangere, questi hanno preso a bestia. Vabbè, l'importante è che però loro non possono tanto intervenire. Occupano la Scozia. Ah, intanto stanno pure in Boemia. Potrei anche fare la dottrina navale. O magari fare qualche flotta nuova. Che non è male come idea fare qualche flotta nuova. La prima vorrei fare l'upgrade della Skogen, che muoiono pure i cannoni, quindi sarebbe pure il caso che pago meno i cannoni con l'effetto da meraviglia. A proposito, ma io non lo posso usare questo, eh? Palazzo d'inverno, no? No, no. Devi essere East Slavic. Stanno per intervenire? Dove vai? No, stanno andando a KN. A KN non ci posso annazzi. Vabbè. Ma KN mi pare una pianura, quindi diciamo che potrebbero pure combattere la pari, eh? Beh, in realtà ovviamente no, però insomma. Administrating of Empire, ovviamente è uscito agli ottomani. Oh, gli è morto nessuno, i francesi, eh? C'hanno già i fucili, già. Dai, sì, ci siamo? Parigi sta per cascare? Ci siamo, Parigi è cascata. Parigi è cascatona. Stanno per uscire dei ribelli dove? A quelli generici, va bene. C'è uno slottino che può occuparsene lui. In più, bene, anche quel forte lì vicino è cascato, ma ancora tanti rendizi. C'ho 42% punti di vittoria, quindi in realtà sì, basta che ti occupo qualche altra cosa e ti rendi subito. Quindi ho vintone contro uno dei miei rivali. Basta che qualcuno occupa qualche altra provincia, o almeno comincia l'assedio e si urla. Ecco, per esempio la Norvegia che libera queste province, anche questa sta facendo un ottimo lavoro e così mi aumenta il punteggio. Poi si abbasserà la War Exhaustion, tra pochissimo insomma vinco. Mancano 3 punti, in realtà 4 perché devo andare a più 1 per prendere le cose. Facciamo così anche se è rischioso. Ok, ok. Bene, vediamo. Meno 2. Eccolo, lo prendo ragazzi, prendo pure 50 euro. La coalizione chi è? Nessuno, prendo le due province dandole alla Borgogna. Prendo pure il bonus del fatto che ho fregato provincia al mio rivale. Quindi, come vedete, alla fine non è stata una guerra, diciamo, complicata. Però intanto ho dato una bella botta al mio rivale. Basta, hanno perso, questi sono castrati. Ok, eccolo. E la nostra amica Scozia se ne può andare. Quindi la Scozia diventerà un mio vassallo. Già l'avevo selezionato. L'unico che si lamenta è la Danimarca. Gli frego pure più i soldi possibili. Posso fare una decisione, cioè ripagare il debito che ho con i borghesi. Questo è importante da fare nel momento giusto, però.
Allora, facciamo così, così vado a 33% terra. Ok. Lo faccio? Guarda, aspetto un altro po'. Aspetto un altro po'. Aspetto un altro po'. Faccio prima la miniera da Skogen. Mo' porto tutto l'esercito in Scozia e dichiaro la Reconquest Casus Belli su questo ragazzo. Guardate qua. Ragazzi, si sogna. 8 più 16 sono 24, insomma già c'ho un esercito notevole. Posso fare una nuova idea di qualità. Direi che è il caso. Mi sa che è meglio che aspetto. Mi sa che è meglio che aspetto. Giusto quelle innovative le faccio a bomba. Mo' queste le porto tutte a bomba in Scozia. Quindi fai così. Fai così. Fammi vedere se posso fare più truppe. Altre due truppe. Che saranno quelle che aiutano questi due a ammazzare i belli, in realtà, quindi niente. Novgorod, come al solito, vuole diventare una marca, ma io non gli darò questo privilegio. Ovviamente la flotta inglese non si sconfiggerà facilmente. E l'Inghilterra si stava espandendo anche là, in Irlanda, quindi è molto buona l'idea di andare a fermarli prima che diventano troppo pericolosi. Quindi quelli li abbiamo presi. 10% sconto alla stabilità King. Se arrivava un effetto militare sarebbe stato il top, però purtroppo non è andata così. Senti, tu vai qui un attimo. Sono arrivati i ribelli cattolici. Vabbè, se lo dici te. Ok, quindi tu sali sulla nave. Vediamo se riesco a sbarcare in tempo. Non credo perché deve fare un sacco di caselle. Poi facciamo l'amicizia con questi, togliamo la spia dalla Francia, tanto non serve. Papal Province, quindi il Papa ha fatto qualcosa di strano là. Oddio, forse ce la faccio. Ce la faccio, attenzione. Ok, abbiamo salvato quell'isola dalla presa dei ribelli. Tiè, facciamo così, torniamo da qua. In Danimarca stanno uscendo un po' dei ribellini. Ma devo prendere l'ultimo cristiano e portarlo a Perth. C'ho un botto di soldi, però purtroppo non bastano a fare quello che mi serve. Vediamo quanto mi danno i burgers. Allora, i burgers mi danno 5 prestiti. I prestiti sono da 137. Se io almeno a 1000 posso fare qua la missione. E in più andiamo a fare alleati e un subject. Gli alleati sono tutti maxati, quindi togliamo il diplomatico da là. E ora ragazzi lo dobbiamo fare per forza sto giochetto. La Boemia vuole 60 euro, va bene. Mo non c'ho alleati per aiutarmi, quindi questa insomma dovrò vincere da solo. Se questi hanno troppi eserciti è un casino. 28 e io ho proprio 16, ho 24, quindi in realtà sarebbe opportuno che faccio qualche altro reclutamento. Sarebbe il caso che faccio tipo altri 10 cristiani anche se supero il limite. Ai 10 cristiani assai per giocare così, eh. Però insomma, va bene. Vai a raccogliere i cristiani a Stoccolma. Per forza, questo poi è worth, ragazzi. Poi sarà worth come situazione. Intanto ci stanno pure le musiche del DLC nuovo. La Borgogna finalmente è collegata e potrà, che ne so, fermarsi i ribelli ogni momento a piacere. Matrimonio con la Boemia. Pensa se ti arriva in personal union a Boemia all'improvviso, quando meno te l'aspetti. Sai che svolta. Ok, questi qui andranno tutti insieme a Stoccolma. Secondo me, 10 cristiani in più, secondo me li reggo tranquillamente. Sta per arrivare un disastro, che è il classico disastro dei Burgers di Jerodelano. Damogli un po' d'amicizia. Reval deve essere preso da un paese cattolico, quindi fai la guerra a Moscovia. I Mamelucchi mi devono amà e mi danno un diplomatic relation che costa la metà livello 3, però. E è l'unico che si può fare è questo. Quindi devo fare amicizia con i Mamelucchi. Poi magari non uso quello se non ho i soldi, eh. Ok, 34 giorni, abbiamo abbastanza soldati per andare a fare questo esercito, cioè sta battaglia qui in Inghilterra.
con i nostri soldati che hanno gli steroidi. A proposito, possiamo fare pure questa abilità innovativa. Ma guarda, io pensavo che faccio questa ship durability e prendo pure altre 5 disciplina. Quindi attenzione ragazzi, abbiamo preso dei bonus interessantissimi. Tanto qua la tech è per i cannoni ragazzi, e i cannoni io non li posso fare adesso, li farò dopo. Quindi mo andiamo a dichiarare guerra di corsona all'Inghilterra. Mo prenderò pure qualche abilità del Papa appena io a 50. Questa sarà una delle ultime abilità del Papa che pio, perché tra poco divento protestante. Quindi ci siamo quasi. Oh, attenzione, vi farò vedere la situazione. Se siete abituati come me a fare che la coalizione non ve si apre semplicemente perché state là là sul bordo a non farla scattare perché fate l'amicizia con qualcuno, quando vi convertite prendete un malus con tutte le nazioni. Quindi se fate sti impicci ve fanno la coalizione. Quindi attenzione, attenzione ragazzi. Se io pago questo coso dei burgers, i burgers perdono 10 di influenza e prendono 10 di lealtà. Però poi non c'ho una lira, quindi aspetto un attimo. Quindi attenzione, andiamo lì, con altri 10 cristiani in più, posso fare una tech, la tech diplomatica. Ma aspetto un anno, scusa, che la faccio a fare adesso? Aspetto un anno. C'ho ancora i bonus del fatto che ci stanno i profughi bizantini, quindi è che ne pago proprio una sega. Usa i soldi per aumentare la stabilità. 15 riforme del governo, 70 euro. Beh, insomma, ci stanno poche domande da fare qui, Bene, allora l'Inghilterra, facciamo un reconquest casus belli clamoroso per Aberdeen. Chiamiamo pure la Boemia, ma tanto la Boemia è un po' venire, quindi caglia mi fa. No, vabbè, io ho solo favori buttati. Quindi facciamo... tolgo l'amicizia dalla Scozia. Tanto mo la Scozia con il fatto che gli hai fatto i reconquest ti ama alla follia. Quindi mo appena tornano i diplomatici mettiamo 4 di velocità. Stavo a 3 per fare guerre difficili con la Francia. E questa sarà un'altra guerra difficile in cui devo star così. Quindi 1, 2. Mettiamo il generale che sta qui sulla Free Company, Gustav Grip, sull'esercito vero. Andiamo di qua. Ammazziamo qualche nave tattica se ce la famo. Ok, ho ammazzato 2 navi commerciali, ma poi devo atterrare di corsa perché la flotta inglese probabilmente è molto più forte della mia. 33 navi, e ci stanno pure le navi di Utrecht che verranno attaccate dai miei alleati via terra, quindi sì, chiamiamo anche la Boemia. Quindi questi ragazzi di Utrecht li buttiamo così. Allora, mo, Return Gores, Sutherland. Questo tutto quello che tocca dare alla Scozia io lo damo alla Scozia. E pure a Aberdeen, ok. Per solo 10 di aggressive expanse e poi prendo pure questo. L'isola de Man per qualche motivo c'ha un core scozzese. Ulster in pace separata mi potrebbe da questo, ok. Sì, 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 faccio così, così ho pure una testa di ponte in... c'ho pure una testa di ponte là in Irlanda e si vola. Questo magari lo poteva finire l'assedio. Ok, guarda, questo può andare a Dumfries. Gottfried ce l'ha l'assedio? No. E manco questo, quindi a posto così. Questo si mette a Ayrshire. La tech è quella sempre diplomatica, va bene? 1,5 di innovativeness, tutti i bonus che prendi di innovativeness con la seconda idea innovativa aumentano del 50%. Quindi, ad esempio, ti succede questo giochetto qua. Mo Utrecht, vedo se c'ho abbastanza, diciamo, aggressive expansion libera, io do a Borgogna, ma insomma, non è una priorità sicuramente. Andiamo di qua. Giugno. La Scozia sta riaddestrando qualche soldato, quindi qualcosa si sta inventando. E attenzione, questa mossona tattica, mossona tatticissima. Ok, ammazziamo quelle due navi inglesi se becco. E questo lo mandiamo qui. No, non l'ho beccate. Però questo lo posso mettere qua e ammazzare questa nave di Ulster oppure aiutarmi con l'assedio. Rapino tutto.
Vediamo se gli aregge alla flotta inglese di attaccarmi. E gli aregge, quindi è il momento di scappare. Ok. Gli aregge, quindi è troppo potente la flotta inglese probabilmente. Quattro navi pesanti, non ci siamo. Però c'è la flotta del Borgogna che attacca. Vediamo se ce la faccio così. 38 contro 26, magari ce la faccio. Sarei pure la flotta scozzese, però non credo. Attenzione! 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 Attenzione, si vince contro l'Inghilterra via nave, ragazzi! Ma che cos'è questa storia? Mi sono pure fregato due trasporti! Andiamo pure a inseguire la flotta, ragazzi! Prima che scappa, ammazziamo le più navi possibili, perché qui si fanno i botti! Mettiamo questo qui e questo qui, se abbiamo un predominio via mare qui, proprio non si riprendono più i nostri nemici! Mandiamo a posto qualcuno, quindi queste sono tutte le navi rotte, vanno ad Aberdeen. Ragazzi, qui si sogna, eh! Guarda la Scozia che va a inseguire le navi dell'Irlanda. Attenzione, grandi emozioni su Dinamo Piora che vince le battaglie navali contro l'Inghilterra con la Svezia. Attenzione, novembre, 2 mesi che si fa la Tech Diplo. Intanto qui sta per cascare questo forte, insomma, in maniera molto tranquilla. Qui c'è un esercito da 19.000 che se riesco a bloccare il passaggio è praticamente intrappolato lì. Utrecht ha già perso. Attenzione quindi, si sta volando. Chi è? Acceptance for Sossignan. Ok, questi sono i belli, diciamo, di quelli che ti fanno le eresie, ma insomma, servono a ben poco. Queste navi già si sono riparate, quindi vanno già riuscire. Queste navi, se semenano, ragazzi, per me non c'è nessun problema. Più ne buttano giù, meglio è. Ma appena butto fuori Utrecht, sicuramente avremo pure meno navi in mezzo ai Marons. Febbraio, facciamo la Tech Diplo, così prendo pure un po' di anni dei bonus del trade. E mo mi sa che mi conviene fare la Tech Militare, eh? Per non rimanere indietro. Tanto rapino tutto, senza alcun problema. Qua mi sta a morire un po' di manpower su sto assedio gigante, eh? Però senti, visto che non c'è nessuno, io sti 6 li tolgo. Potrei diventare difensore della fede, ma insomma, considerando che devo diventare protestante, sarebbe pure un po' il contrario di giocare di ruolo. Quindi attenzione. Chi è? Chi è? È l'erede? È un erede veramente merdoso. Quindi questo erede merdoso lo mandiamo via. Oh, non c'ho veramente una sfiga con gli eredi, ragazzi, che mi sta di proprio zilla, eh. Ok, mo'. Ho fatto l'amicizia con i Mamelucchi e mi è arrivato un diplomatico livello 3 che costa la metà, che potrei metterlo. Mi costa solo 3 al mese. Quindi ce lo mettiamo. E senti, mo posso fare un'altra agenda? No. Alla fine non è più partito il colpo di stato. 0 al mese, allora a posto. Mo ragazzi, questo è un passaggio importante, eh. Poi devo fare Conquest per Novgorod e fa tutta l'annessione di Novgorod perché comincio ad averci veramente un bel po' di roba. Aspetta, ma mo che c'ho due vassalli posso fare questo? Mo che c'ho due vassalli me l'ero scordato. Facciamo di corsa Strong Duchess. Quindi anche i nobili stanno al 100% di influenza come piace a noi, però abbiamo 6-6. Quindi attenzione. Bene. Abbiamo preso un altro pezzo di un castello fastidioso. Idea innovativa, tanto manca assai prima. 10% sconto alla tech. Più pure l'innovativeness. Ragazzi, questo è proprio stavo a fare. Stavo a fare i botti con questo gruppo di idee, calcola. Mamma mia! Che cos'è? 50 punti militari e 1% di professionalismo. Ragazzi, ma quanta stoppa casta? 3,35, guapa! Meno dell'idea, calcola. Allora, il Mamelucchi non c'è più bisogno di lasciarci il diplomatico. Calcola, è stata forte mettere sta cosa, eh. È stato fortissimo mettere l'età dell'oro così all'improvviso, eh. C'ho il 19%. A proposito, qui possiamo mettere, qui volevo mettere, manpower, recovery speed e mantenimento dell'esercito scontato. Volevo mettere questo qua, proprio perché mi si è abbassata un po' la manpower e in più sto un bel po' fuori d'esercito, quindi mo sto a pagare forte, è meglio che prendo qualche scontino.
Mo casca York, insomma, mo mi sto veramente a impicciarsi, ragazzi, eh. E poi posso dilagare in tutta l'Inghilterra, che hanno tolto tutti i forti, sti ragazzi, quindi li ho rovinati. Nuova tecnologia, tech militare, 334. Un dike, andiamo a vedere quale cannone posso scegliere. Il cannone che sceglierò sarà quello che c'ha il fire. Quello col fire leva di più. Il fire è più importante sull'artiglieria, giustamente, dove dice il nome, fire, che sarà? Senti, ma chi altro c'è in guerra? Ah, c'è pure la Friesland. Ok, Friesland e Ulster li possiamo pure buttare fuori tranquillamente. No, Ulster è questo, scusa, è Utrecht. Ok, Utrecht ha perso. E Utrecht, guarda, non voglio prendere troppo aggressive expansion, in realtà sono troppo matto, se no. Quindi faccio così e faccio pure il transfer trade. Vediamo se riesco a annullare qualche alleanza. Con l'Inghilterra no, così l'Inghilterra si terrà un alleato inutile. Va bene, sei di prestigio che becco tutto io, 4.9 a me. E ci siamo. Ci siamo, abbiamo preso la Northumberland. Ah, in realtà non era York. Ok, quindi i mercenari muovono là. Qua dovrebbero averci almeno un altro esercito. Se non ce l'hanno faccio carpe siege e si sogna. E insomma, li faccio piangere gli inglesi a sta partita. Oh, c'è un esercito. Ragazzi, allora, chi sono io per non fare carpe siege? Oh, raga, massa, sta andando bene sta partita, eh. No. Ok, là c'è il forte di Londra che blocca forte. Ok, perdo 20% di costo d'artiglieria in più per 2 anni. Vabbè, ma io non ho idea di fare 2 anni. Cioè, non voglio fare sti tizi entro 2 anni. Attenzione, ho beccato un K, insomma, isolato. Guarda qua, sono morti tutti precisi, cacco. Appena io una pestilenza assurda. Tutti hanno perso almeno 100 cristiani. Vaffanculo. Però intanto sto rapina tutta l'Inghilterra, ragazzi. Sto a fare proprio i vichinghi, ragazzi. Quindi la Svezia sta occupando tutto. Quindi questo può andare qua, questo può andare qua. E basta, abbiamo solo a destra cristiani qui. Quindi, no, niente. Sti due li mandiamo qua per far muro. Questo lo mandiamo qua sempre per far muro. Ah, beh, Calais, questo lo devo via. Calais io lo tolgo. 25% di spia là, o forse il Papa forse scopre il trucco, oppure 10 di diplomatic power. Prendiamo quello che non mi serve il... Oh, guarda la Pomerania, sì. La Pomerania, eh. Ok, qui diciamo che l'Inghilterra ha perso. C'ho come sta sensazione, l'Inghilterra abbia perso. Poi da un corra kildare, ma non mi interessa. Posso prendere un... Che vuoi qua? Pure le guerre pari, tra pochissimo ho vinto. Tra pochissimo finisce questa storia. Insomma, questi non se li aspettavano. I svedesi che arrivavano così in pompa magna, eppure sono arrivati e hanno fatto un macello. E ma Calais io voglio dare, quindi mo attenzione, in realtà devo modificare il trattato di pace. C'è la guerra mondiale? Medio. Oddio, se passa un anno se levano 2 persone, poi c'è Colonia, Liege, Inghilterra e Pomerania, vabbè dai, sti cazzi, mangi. Poi in tregua Inghilterra, posto così. E questo è perché sto a prendere Ulster, insomma, vabbè, non ho più Ulster, dai, è troppo Ulster. Non è co-belligerante Ulster. Facciamo così, e siamo qui dai soldi però. Ok, 880, ammazzao! Ammazzao! E questi i pio, ragazzi, che fai i pio? Adesso la Danimarca è finita. Allora, la Danimarca invece gli devo fare proprio un attacco come Cristo comanda. Perché devo ovviamente conquistare tutta la Danimarca. E là parte la guerra mondiale. Quindi insomma vediamo come si può fare.
Ah, ma poi non ho mai cominciato la serie di Londra in realtà. Va bene. Questi mettiamo una quantità decente di gente lì. Comunque sta andando veramente bene, ragazzi. Facciamo pure un alleati. Come girare gli alleati. La Friesland si è arresa. La Friesland metà. I soldi. La War Reparation. Il trade. E se per caso riesce a... ok, annulli la rivalità. E io prendo 7 punti di prestigio. Niente male. Ma appena casca pure Calais, insomma, ci siamo. L'Inghilterra è stata proprio impicciata sta partita, calco, eh. Mamma mia che gli ho combinato. A proposito, qui probabilmente ha già rapinato tutto con le navi. No, non è vero, c'è ancora, non si sa quanti soldi da rapinare. Quanto sto a fare al mese? Giusto per 7,26. Qui sta sbarcando qualcuno. Ma sono ambiziosi i borgognoni, eh. Quindi, attenzione, ci siamo. Dai, finiamo questa guerra e finiamo questo episodio. Tanto ormai manca veramente poco. Londra meno 71%, insomma, manca poco, lo dici te. Magari se la Borgogna si mettesse a bloccare il porto qua davanti, non sarebbe male come idea. Guarda, guarda, mo se ne va così questi possono addestrare un altro campo dei cristiani. Va bene, comunque si sogna. 61% non ti rendi però, eh. Se togli i soldi? Sì, se togli i soldi sì, si rende. Ok, guarda. Questi si arrendono. Ma quindi hanno preso Calais? Sì, hanno preso Calais. E l'hanno tolto dal trattato di pace, sicuramente. Ok, sì. Ok, 30 euro no. Da 800 a 30 euro non mi pare il caso. Aspetto di finire la serie di Londra. Va bene, ragazzi. Finiamo questa guerra nel prossimo episodio, tanto dobbiamo solo fare l'assedio di Londra e si vince. Io con questo vi saluto e alla prossima!